Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick. Calcionate. I commenti in Casa Rossoazzurra. Programma a cura di Gaetano Ligrecchi. Conduce Antonio Rapisaglia. Buon pomeriggio amici rossazzurri. Puntata infrasettimanale perché il Catania ha giocato ieri e ha pareggiato. Oggi una trasmissione, diciamo, anche nel ricordo di una grandissima persona che per il Catania, per il calcio Catania ha fatto tanto, ed è il presidente Angelo Massimino. Abbiamo qui con noi, sempre ospite, ma che ospite, ma soprattutto è un opinionista, doc, il presidente degli allenatori Catania, AIAC Catania, Renato Marletta. Buonasera a tutti. Poi abbiamo anche... non solo che ci darà, come possiamo dire, dei consigli dal punto di vista tecnico, ma anche in onore anche nella squadra fondata anche da Angelo Massimino, abbiamo il mister Riccardo Urzì, allenatore da Massimiliana. Buonasera a tutti. E abbiamo due tifosi di Curva Sud, proprio veraci, veraci. Anna Buscema. Buonasera a tutti. E l'avvocato Mariolina Margioglio, giusto? No, Mariolina Margioglio. Perfetto, puntualmente sbagliato, grazie mille. Allora, iniziamo questa puntata. Diciamo subito che l'eccezione di avere due donne è che donne, perché giorno 8 è la giornata delle donne, non mi bacchettate, non festa, perché già sono stato bacchettato. È l'evento della giornata delle donne, tra l'altra cosa poi, perché noi andiamo lunedì. Questo turno infrasettimanale ieri ci ha fatto... Aspetta un attimo, ti interrompo perché la volta scorsa mi hanno bacchettato a me invece dalla regia, soprattutto Gaetano Ligrecci, mi ha detto, ah ma tu devi... Allora, intanto diciamo ai nostri tifosi che possono seguirci streaming su globusmagazine.it, sul sito ufficiale, e poi possono seguirci nella chat, possono mandare domande e possono, come hanno fatto tutti i nostri ospiti, prenotare la loro presenza qui in studio nella pagina ufficiale Facebook Globus Magazine e Globus Radio Station, e speriamo, e poi naturalmente ci saranno i nostri tecnici, abbiamo Turi Pappalardo in regia e poi abbiamo anche Gabriele Cupedda alias Alessandro per gli amici, per gli amici. No vabbè, lui si arrabbia perché Alessandro è il suo fratello, quindi lui dice non mi confondere. No, bravissimi ragazzi e grandissimi professionisti anche,
e li salutiamo da qui. E iniziamo a parlare intanto del presidente Angelo Massimino. Ci ha lasciati il 4 marzo del 96, un incidente stradale, ma intanto vorrei un ricordo di te, Renato Marletti. Allora, io nel lontano 67-68 feci parte del gruppo della Massimiliana di Calcio, che era in Serie C. Io ero giocatore della Juniores della Beretta e degli Allievi. Ho avuto modo di avere presidente lo zio Pippo, che era il fratello, perché lui si stava man mano avvicinando. Questa Massimiliana nacque con l'avvento della Massimiliana da Scat, che era allora la MT adesso, dove un mio vecchio allenatore, Turi Ricevuto, hanno praticamente colto questi imprenditori che erano vogliosi di calcio e hanno fatto la seconda squadra del Catania, diciamo la Massimiliana, che ebbe fasti in Serie C. Tra altre cose, io ero anche compagno di scuola di Pietro Anastasi, tanto per intenderci, e ora mi sono ritrovato a distanza di quasi 40 anni e passa ad avere un figlioccio che è Riccardo, che allena la Massimiliana, perché è un figlioccio acquisito calcisticamente. Grazie Presidente. Questa società vive sulle orme dei fratelli Massimino, dei figli, eccetera, eccetera. Tra l'altro io avevo lanciato un input qualche settimana fa su Facebook propagandando che voleva raccolta la vecchia formazione, tra le quali fila c'era anche Mimmo Grimaldi, attuale segretario dei medici di Catania, e tanti altri compagni, allora insomma, della classe 50. Cosa dire di Massimino? Per stata la storia. Per quanto dico tante che gli abbiamo anche. Allora, io sono classe 87, sono giovanissimo, però quello che mi dicono sempre di Angelo Massimino, del presidente, che era una persona che dava il cuore per il Catania, dalla famosa amalgama e da tante altre cose, che però faceva capire che magari era una persona semplice, una persona allora, con molto, molto disponibile, che però dava il cuore per il Catania, anche mettendoci i soldi di tasca. Soprattutto mettendoci i soldi di tasca, perché si è favoleggiato sulle sue vicende extracalcistiche, eccetera, eccetera. Io ho avuto la fortuna, tra l'altro, a distanza di qualche anno dalla sua scomparsa, di allenare il Calcio Catania giovanile. Che prese le redini l'ingegnere Inzalago, che era con lui in macchina, e il dottore Angelo Conti, che per me stravedeva quell'anno, perché per non far morire insomma il Catania hanno preso a cuore, poi subentrò il nipote Angelo Russo e tutti i Massimini. Diciamo che è una famiglia che nel calcio ha dato tanto, soprattutto nel calcio Catania. Poi dico l'espressione colorita del cavaliere, ormai c'è una frase che ti ricordi? Io può, no, c'è chi no, può, c'è chi non c'è può, chi può, io può, può. Ma tante, guarda, io addirittura quando abbiamo poi trasportato la sede in via vicino Canalicchio, prima eravamo in via Vittorio Veneto, tante cose, però è rimasto probabilmente uno dei pochi presidenti che faceva il calcio con il cuore e con i soldini, come diceva lui, sì, con i soldini propri. Ultima domanda. Allora, io sono molto giovane, lo ricordo a stento, ma se noi dovessimo paragonare Angelo Massimino a un presidente attuale, a chi lo dovremmo paragonare? Non parlo di Catania, parlo di tutto in generale, magari un Ferrero? No, guarda, in genere nel calcio non si possono fare paragoni. Tra le altre cose, lui nel suo periodo, io mi ricordo i Rozzi di Ascoli, diciamo per la presidenza delle squadre di Serie A, è stato veramente un personaggio atipico. Oggi ci sono solamente megalomani, incominciando dai Lotito e compagnia bella, gente che con il calcio non ha nulla a che vedere, perché non la fa sicuramente per amore. Cioè, trovare gente verace, ormai c'è solo interesse, solo business. Trovare questi personaggi nel calcio, ma non solo professionistico, anche nel calcio dilettantistico, ormai si specula su tutto, per cui sono dei personaggi veramente che hanno lasciato il segnale nella loro storia, ma soprattutto perché, non è una frase che mi accompagna tanto, i tempi sono cambiati, ma soprattutto sono cambiate le persone, per cui insomma fare dei paragoni con chi non c'è più è sempre difficile. Riccardo, il calcio era completamente diverso anche per i giocatori, non soltanto per gli allenatori. Se voi pensate, nell'83 io andai un pomeriggio al cinema Ritz, che ora non esiste più, andai a vedere Flashdance, trovai alle 16:30 Cantarutti e Luvanor.
è la storia dell'Uva Nord. No, di pomeriggio i giocatori con la divisa, con la tuta del Catania, fecero l'autografo nel diario. Un bel ricordo. E tra l'altro c'è una storia tra l'Uva Nord e Pedrini. No, io volevo concludere, perché sennò parleremo tutta la puntata di Angelo Massimino, il quale è dovuto, però dobbiamo parlare anche della partita di domani. Io volevo dire soltanto a mister Riccardo Zì, questa Massimiliana cosa sta facendo, cioè cosa ha fatto nel ricordo di Massimino e dal punto di vista sportivo dove sta andando? Beh, che obiettivi ha, diciamo? Intanto gli obiettivi della Massimiliana sono, considerando il calcio di oggi e le varie difficoltà, perché si viaggia sempre sulle difficoltà economiche, quello che è oggi il calcio. Chiaro, gli obiettivi sono quelli di andare il più avanti possibile. Quest'anno devo dire che sotto la direzione del direttore Michele Sanfilippo e del presidente, che saluto tra l'altro, Ignazio Sapuppo, lo salutiamo tutti, siamo stati, diciamo, lì a un passo dai primi posti. Ora stiamo combattendo per i play-off e stiamo cercando in tutti i modi di poterci restare. Siamo dentro, ma vogliamo restarci, e sabato abbiamo una partita importantissima che non dobbiamo perdere contro il Biancavilla in casa. Quindi sarà una partita. Crepi, presidente. Ok, ora iniziamo a parlare della partita. Allora, volevo chiedere ad Anna, tifosa. Anna, vai, dai. Anna, da mamma, come vede questo Catania? Ecco. Diciamo che si intravede un nuovo Catania, e più che altro bisognerebbe intervenire proprio sull'aspetto psicologico. Perfetto, e su questo iniziamo a parlare di calcio di Catania, di parlare del pareggio di ieri. Prima un aneddoto, però, vai, perché lega Mariolina a calcio Catania. Giovanni, suo figlio, no? Che è mio ex giocatore. No, mio figlio, non lo dire, scusami, mio fratello. Suo fratello. Pardon, è stato un ex giocatore del Catania. Mm-hmm. Ha esordito ai tempi di Massimino, tanto per intenderci. Ottimo giocatore che poi io ebbi a San Gregorio, al quale mi lega un ricordo per papà, che era un carissimo fratello mio che non c'è più, per cui insomma il calcio anela anche questi rapporti. E noi lo ricordiamo. Tornando a ieri, io ho visto la partita ieri a Telecor assieme ad altri amici. Cosa dire? Inizialmente non eravamo così speranzosi, perché la formazione rimaneggiata, e soprattutto il fatto che il presidente furbo del Bari ha messo i biglietti a 1,50 euro ed erano in 25.000 a tifare Bari. Anzi ci è andata bene, perché mi ricordo che le grottaglie due giorni fa parlava, detto che erano 40.000. Parlava di 40.000, ma considera che è stato un martedì, per cui, come diceva giustamente Anna, torniamo al concetto del nuovo preparatore atletico. Per me la squadra si è liberata mentalmente dall'epoca. Sì, vero, ha giocato molto più, era più spregiudicata, e poi devo dire che Marcolin ha inizialmente azzeccato un po' tutto, anche se nella fase finale, secondo me, poteva fare qualcosina in più. Tu dici mettere un difensore magari? No, non è così mettere un difensore. Allora, sotto l'aspetto, diciamo, la partita non è stata un granché sul piano, diciamo, del ritmo, della coesione. Ieri sera si scherzava, tra le altre cose, sui cognomi dei calciatori di Serie B. Questo la dice lunga sul fatto che abbiamo perso i connotati della Serie A. Prima si parlava di Totti, si parlava di Buffon, si parlava di Chiellini. Adesso ieri sera dei nomi che sembravano presi dal Turati. La squadra che c'ha 8 extracomunitari, quella che c'ha albanesi, quella che c'ha croati. Questo, dico, però non ci ha fatto il gol italiano De Luca. A noi ha fatto piacere, io ieri sera l'ho rimarcato, che ha fatto gol il ragazzino della Beretti, e secondo me andrebbero più attenzionati. Ora attualmente la primavera stanno facendo benissimo. Della primavera, sì, scusami, grazie anche al buon lavoro di Giovanni Pulvirenti. Sì. È stato un peccato, però sinceramente io credo che tutti avremmo fatto firme false per un punto a Bari. Certo, vedesse sfuggito il risultato a 3 minuti dalla fine. So che Anna a casa ha buttato un piatto in aria. Un minuto regolamentare. E poi c'è da dire che però attenzione, scusami se ti interrompo, però è anche vero che ieri stiamo rischiando anche di fare il 2-0. Rossetti stava facendo già gol prima.
cioè, c'erano i presupposti per far bene e i sintomi c'erano. Allora, Anna da attendo osservatrice ha colto al volo. Io ripeto, a questo punto qua parlare del passato non serve a nulla. Mariolina che gestisce la curva sud degli avvocati, è un braccio armato della curva sud. Quindi fra un paio di giorni anche a me. Voglio farti una domanda però da mister. Questo è il mio primo anno in cui io sento il nome da tifosa e non particolarmente competente in materia tecnica. È la prima volta che sento parlare del preparatore atletico, non è che io sapevo. Allora, gli altri aspetta anni, un attimo, io devo parlare con Mariolina. Allora, qua sì. A Catania siamo tutti CT, quindi qua può parlare chiunque. No, in certo. Sì, vabbè, però noi parliamo di Catania, noi degli altri non ci comunque interessa. Comunque parliamo di Catania. Ma sentire parlare di preparatore tecnico, il nome, addirittura io ho imparato il nome. Ventrone, io non sapevo chi era questo. Quello nuovo come si chiama? Quello nuovo Neri. No, ti stavo dicendo. Sperando di diventare Neri per caso. Che poi mi dicono una persona importante. Sì, cioè vanta, uno che è un ottimo ruolo. Passato. Allora, è stato preparatore atletico con Capello alla Roma, ha vinto lo scudetto. Con la Juventus ha vinto lo scudetto. Con l'Inghilterra anche e attualmente con la nazionale russa. Quindi è un preparatore di tutto. No, la mia domanda, perché ti volevo chiedere questo? Può cambiare in una settimana? Allora, la parliamo di un paio di giorni. Allora, un'altra domanda allora. Ancora, aspetta, è sempre su questo tema, proprio per un'espressione tecnica. E può essere che chi invece è andato via, perché alcuni sono andati via, hanno iniziato improvvisamente a fare bene? Allora, dal punto di vista prettamente fisiologico e fisico, quello che ha fatto Ventrone lo sa solo lui, a partire dal passato. Di certo è che tu, come tanti altri opinionisti, osservatori, tifosi, osservano la prestazione dei giocatori in campo. Cosa si è notato? Quando hanno cambiato 8 giocatori, le prime due partite, l'impatto è stato positivo, sembrava una squadra sveglia. Subito dopo la pausa di Modena c'è stato un calo. Un'involuzione negativa. Sì. Correvano o non correvano? Esatto. Allora, evidentemente Ventrone probabilmente non sappiamo cosa ha fatto perché sindacare. Allora, c'è una voce che dice che lui è un tipo, ma già tu lo sai benissimo, che naturalmente ha una preparazione molto. Fa una preparazione molto, si basa sui muscoli, quindi è molto muscolare. Cioè, diciamo che magari che ha appesantito di più i giocatori. Però queste sono indiscrezioni, non c'è niente lavora, di fondato. Lavora più sulla forza che altro. Esatto. Allora, tant'è il concetto è questo qua. Tu fai l'avvocato. L'equilibrio dei giocatori, come diceva giustamente Anna, passa attraverso la psiche. Allora, i giocatori devono essere anche equilibrati, devono anche sorridere in campo, devono saper fare il proprio lavoro. Probabilmente con questo preparatore, ma non a detta, io ti riporto una statistica, 25 infortuni di origine muscolare hanno una madre, mi segui? Certo. Evidentemente cioè non è tutto positivo, a parte che poi bisognerebbe sindacare anche sullo staff medico. Ma qua esuliamo. Il concetto certamente è questo qua. Non sono infortuni dovuti allora, a falli la società, o comunque la società, no, muscolari. La società ha esonerato Ventrone, ha ripreso un nuovo preparatore fisico o atletico. Allora, materialmente non si può intervenire in 2 giorni sulla condizione fisica, anche perché questa squadra in corso d'opera gioca, per cui ha giocato ieri, giocherà sabato, poi recupererà mercoledì e poi recupera l'altro sabato. Per cui sui muscoli dei calciatori è materialmente impossibile fare un lavoro specifico. Bisogna lavorare soprattutto sulla condizione fisica e mentale. Che ne pensi, Riccardo? Sicuramente, soprattutto sulla condizione mentale, perché 2 giorni non possono stravolgere a livello fisico la struttura di una squadra, ecco, di un giocatore. Però è anche vero che io lo vedo ad esempio con i miei giocatori in campo, a volte quando si cambiano i procedimenti di allenamento i ragazzi preferiscono alcuni allenamenti e altri no, e li vedo anche dalle facce dei ragazzi. Evidentemente forse questo preparatore atletico Ventrone aveva un programma molto rigido, ecco perché la squadra ieri è passa anche dal punto di vista mentale più sbloccata. Però ancora dal punto di vista fisico non si può parlare di migliorie vere e proprie. Riccardo, però io ti dico una cosa, ma è possibile che magari un Rossetti, un Ogier, magari con una preparazione atletica ottima, che è quella della primavera del nostro caro preparatore atletico Petralia, magari no, abbia Petralia, giusto? Allora, sì, però c'è da dire anche il buon lavoro
di base di Giovanni Proferente. Ah, va bene, che okay. Li fa crescere, certo, però, certo. Sì, va bene, questo qui è fuori di dubbio, ne abbiamo già parlato e nessuno leva i meriti a mister Pulvirenti, che sta facendo veramente un eccellente lavoro con la Primavera. Ultimamente a Crotone hanno vinto, quindi complimenti alla Primavera. Quello che ti volevo dire è, ma secondo te il fatto di esserci Ogier, il fatto che dal punto di vista sostanziale noi vediamo dei giocatori della Primavera che nell'arco della stagione hanno sempre dato un qualcosa in più rispetto alla prima squadra, magari non per, cioè, magari ci sono stati infortuni, però hanno dato un qualcosa in più, si sono fatti vedere di più, tant'è che la curva, i tifosi volevano che giocasse la Primavera. Poteva essere un gradino in più per salire, per far capire che quella situazione della preparazione atletica era errata dal punto di vista di Ventroni. Ma io credo, sai, non credo questo discorso, perché sai, quando giocano vengono integrati alcuni giocatori della Primavera, vengono integrati soprattutto, bisogna vedere l'età di questi giocatori. Classe quindi, 96. E quindi sono abbastanza giovani sti ragazzi, quindi sono ragazzi che possono dare freschezza e brillantezza lì in mezzo al campo, anche come giocate, come qualità fisica. Il giocatore anche di 25 anni, 26, quello che è, ha bisogno, ecco, di un supporto fresco a centrocampo in mezzo a sé, perché può evitare di rallentare le azioni. Quindi io, sai, da questo punto di vista è chiaro anche che poi quando si prende un allenatore tutte le altre squadre, la Primavera, allievi, giovanissimi, giocano sempre con lo stesso modulo della dovrebbero in teoria. Esatto, bravo presidente, grazie. quindi vengono già mentalizzati a un tipo di schema di gioco, però è anche vero che secondo me lì è un problema proprio di freschezza legata all'età del giocatore. Difatti tant'è vero che questi due giocatori della Primavera sono parsi molto più dinamici, esatto, a livello fisico, esatto. Ma questo è un problema di età, soprattutto prettamente di età. Il ragazzino può sottostare a degli sforzi fisici maggiori rispetto a una persona già collaudata, costruita. Comunque c'è da dire una cosa importante, che della freschezza atletica, ma anche calcistica di Ogier e di Rossetti, ne ha beneficiato tutto il gruppo. Certo, appunto. Ieri anche lo stesso Rinaldo sembrava rinvigorito, anche Sauro, a parte, diciamo, certo, qualche errore tecnico, sì, di impostazione. Peccato, perché sono andati a vuoto Sauro, sì, e Capuano sul gol di De Luca. Ci può stare. Fermiamo la moviola. Se fosse finita 0-0 saremmo stati sicuramente tutti sì, contenti. Sì, in effetti c'è illuso quel gol di Rossetti, che però ben venga. A me fa piacere che uno come Rossetti abbia segnato. In una giornata positiva l'unica negatività la riscontro in Castro, perché è impossibile che un giocatore diffidato si faccia ammonire in maniera così stupida, sì, per una protesta. Sono d'accordo. Per una protesta, no, anche perché adesso il problema maggiore, ne parlavamo con Anna fuori diretta, è cercare di ricompattare tutto il gruppo, perché adesso, certo, la squadra ha bisogno di tutti. Tant'è che, Anna, tu in prospettiva di questa squadra cosa pensi che debba dare? Positività, sicuramente. Ecco, allora, perché da questa positività da dove nasce? Dal fatto che il giocatore mentalmente si sblocca, fisicamente dovrebbe avere una reazione maggiore, ma soprattutto nel calcio una componente fondamentale è il risultato, che ti fa cambiare l'aspetto morale. Io ribadisco la mentalità di mister, mi sono scordato il tuo nome. Non si può dimenticare il nome del presidente. Stavo dicendo, mi raccomando, la prima volta che ho conosciuto mister Marletta mi ha detto: non esistono progetti, il risultato della domenica è quello che ogni squadra deve perseguire per sopravvivere. Certo. Quindi, comunque questo è vero, perché tu puoi giocare bene e poi magari perdere, puoi giocare male e vincere. Esempio Azzurri quando era ieri. Giocare bene e perdere, sì, ti dà la soddisfazione anche per chi va allo stadio. Sì, perché esatto, io sono tornata a casa dopo aver visto partite giocate bene, sconfitta, felice. Allora, invece quando torni a casa e vedi partite come quelle che abbiamo visto, per esempio, con il Crotone,
diciamo tutta questa. Ma il calcio ricorda le vittorie, non ricorda le sconfitte, anche se tu hai giocato bene. Le cose che ricorda nel calcio, nell'annuale, allora, sono le vittorie. Amici rossazzurri, noi ci dobbiamo per adesso fermare per la pausa. Ci sentiamo fra 5 minuti. Con quale canzone andiamo? Con quale... dopo te la chiedo. Emma Marrone. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. Audio paintings on the tune, they do the sundown. Arti sonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Globus Magazine. Cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. Ben ritrovati amici rossazzurri. Allora, Mister Marletta, questa a chi la dedichiamo? Canzone, ovviamente. Allora, per non farmi mancare nulla, considerato che il giorno 8 è la giornata delle donne, la dedico a tutte le mie donne. Allora, tutte le sue fan. E che donne, tutte le sue fan. Allora, sala stampa dello stadio San Nicola, c'è stato Gillette che naturalmente ha dichiarato meritavamo di vincere. Marco Lin dal suo canto ha detto... abbiamo cambiato atteggiamento. Su queste parole cerchiamo di magari discutere se qualcuno è d'accordo o qualcuno no. Allora, meritavamo di vincere, sicuramente è una frase fatta, anche se la squadra che va in vantaggio spera di vincere, perché se analizziamo la partita, volevo rispondere a Mariolina, Coverciano quando ci costruisce l'allenatore ci dice sempre una frase fatta: difficilmente nel calcio si può accoppiare gioco con risultato, perché il risultato è preeminente, perché come diceva Riccardo fuori onda, tu ti ricordi solo delle vittorie, mai delle prestazioni, per cui soprattutto in un campionato lungo come la Serie B, molto difficile, dove vedi squadrette tanto per intenderci, certo, fatte da pseudo sconosciuti che in campo ci mettono il cuore, l'anima e le gambe, cose che probabilmente sconosceva qualcuno, qualche risorsa etnea, Pablo Cosentino per non fare il nome, quando ha costruito la squadra a luglio, tant'è che è diventata una squadra italiana, adesso qualche mese a questa parte, perché alla lunga la tecnica lascia il tempo che trova. Il concetto di vittoria per noi era improponibile, non vinciamo da novembre che dopo di casa, no? Cioè, ma dalla Serie A, diciamo, dalla Serie A, abbiamo fatto tre pareggi con quello di Bologna-Catania, quel famoso 2-1. Ripartiamo, quindi, sì, un anno deve essere all'incirca, quasi un anno, deve essere accantonato, perché adesso bisogna guardare in faccia la realtà, certo. Secondo me dalle partite che ci rimangono bisogna prendere il massimo, significa prestazione, risultato. Obiettivo salvezza, mantenere la categoria, perché quando un'annata inizia storta e rimetterla in corsa è difficile, anche se noi ci abbiamo pensato troppo tardi. Poi nel calcio, così come nella vita, sbaglia chi sta a casa a non fare nulla, ma chi opera nel territorio, nel campo, sicuramente fa degli errori. Il problema, secondo me, che già andava analizzato, è che questa società è stata presuntuosa e incapace. Però a questo punto qua, ad esempio, va dato atto a voi tifosi e tifose, 10.000 passa abbonamenti a scatola chiusa,
cosa vogliono dire? Si è protestato, e io continuo a ribadire un concetto da luglio: perché non aprire le porte di Torre del Grifo ai tifosi? Quel calore che manca alla squadra, quell'apporto che danno i tifosi, sviscerale, soprattutto noi catanesi siamo fatti in un certo modo, potrebbe sicuramente aiutare. Già in parte si è liberato il silenzio stampa. Secondo me l'ultimo sforzo da parte della società, quello di aprire a Torre del Grifo ai tifosi, magari due volte alla settimana, non dico tutti i giorni che deve diventare una piazza di visione, però ad esempio il giovedì, quando si fa la gara, o il mercoledì, quando si fa la gara intrasettimanale, da calciatore sentirsi il fiato addosso dei tifosi, esatto, creare quel contatto c'è con da i dire tifosi, che esatto. Però i nostri tifosi sono tifosi molto agguerriti nel bene e sì, nel male. Però è anche vero un'altra cosa, è anche vero che questi tifosi non possono avercela con questi giocatori che sono arrivati nemmeno un mese fa. E beh, se i commenti in curva sul, per esempio, quando abbiamo perso in casa col Frosinone, erano contro Gillet, anche non, cioè gli animi comunque sì, ma magari si esasperano. Sì, nel però magari in cui il catanese è così, basta è così, due risultati buoni. Due vittorie, comunque pensiamo io... ai playoff, come Venezia, esatto, dice siamo, esatto. No? Scusate, Lega Pro, Poi parlate di Catania, ma le altre piazze non le uguali, vedete? Assolutamente. Roma, Napoli, voglio dire, sono piazze che è molto caldo. Milano, voglio dire, Presidente. No, ma allora in un campionato di competizione dove ci sono tante squadre, certamente non tutte possono vincere, ci deve essere chi pareggia e chi perde, perché si va ad obiettivi, no? Cioè, non tutti andranno in Serie A, andranno in serie in Lega Pro. È chiaro che è una competizione domenica dopo, cioè domenica, no? Adesso è quasi infrasettimanale, diciamo, un torneo diventato martedì, sabato, questo spezzetta anche diciamo, l'armonia del gioco del calcio. Una volta si giocava solo la domenica, adesso si gioca di martedì, di sabato, di venerdì, perché lunedì. ci sono interessi che vanno, vanno oltre. Ad esempio, poco fa, io non voglio giustificare Ventrone, ci mancherebbe altro, però ad esempio dosare il lavoro fisico nella programmazione stagionale diventa difficile, perché 42 partite sì, nel corso di un campionato sono estremamente difficile da gestire. E poi c'è il discorso, ad esempio, il discorso caratteriale, no? Io ritengo che l'aspetto caratteriale di un giocatore di calcio in una squadra fa tanto, ma questo dipende anche dalla società. Ad esempio, voi ne siete testimone dirette, l'ultima partita in casa, a fine partita la curva ha chiesto ai giocatori di uscire e di dimostrare gli attributi. Non c'è stata coesione, non lo hanno fatto tutti. Per cui, insomma, c'è qualche cosa che secondo me va analizzata all'interno dello spogliatoio. Riccardo allena e sa che significa la compattezza di uno spogliatoio quando c'è unità di intenti, soprattutto in una squadra. Ma siccome, come si dice in latino, ubisce fede da destra, evidentemente, perché è latino aurico. È latino oppure in inglese? Cioè, Anna, come in inglese? Va bene, latino aurico, dai, che l'ho proprio ricercato proprio. Allora, evidentemente, però ti ripeto, come diceva, noi dobbiamo guardare, pensare positivo. E ad esempio, Anna, cosa ci si aspetta dalla partita con lo Spezia in casa? Niente, sicuro risultato positivo, sicuro. Okay. Noi siamo sempre fiduciosi. Ok, abbiamo gli ultimi 5 minuti, quindi ora parliamo dello Spezia in casa. Allora, tra l'altro, ricordiamoci, sì, io cercavo di averlo in diretta, però Guido in questo momento è subissato da impegni. Ricordiamoci che il direttore sportivo dello Spezia è Guido Angelozzi, che è un amico, un catanese, ex giocatore e soprattutto direttore sportivo del Catania. Quando con Gaucci stavamo rischiando veramente di andare in Serie A ancora prima che ci potesse essere. Ieri lo Spezia, visto in separata sede con la TV che guardavamo la trasmissione, sotto di 2-0 ha vinto 5-2. C'è questa dimostrazione che è una squadra che va in gol con facilità. Però è anche vero che la Pro Vercelli in trasferta non è che sia una grandissima, allora, guarda, squadra, è molto distratta. Allora, nel calcio la forza di una squadra dipende anche dalla debolezza di un'altra, anche delle alchimie che a volte si instaurano. Ma vi posso fare una domanda a tutti e tre, a tutte e quattro, scusate, ma questo allenatore Nenad Bjelica, che è croato, e credo sia la rivelazione di questo campionato, ma a voi cosa ve ne pare? Naturalmente ha un modulo
non si capisce se è molto offensivo oppure molto equilibrato. Questo 4-2-3-1, allora tu mi dici, ah, ma moduli non esistono. Allora, però l'approccio di questa squadra, che sembra molto offensiva, però poi si sa chiudere bene. Allora, giudicare il tecnico è sempre difficile, perché di norma i tecnici lo fanno i giocatori. Cioè, cosa ti voglio dire? La qualità, la bontà dell'organico fanno sì che tu devi essere un sapiente gestore. Sì. Poi io ho una mia visione dell'allenatore. Quando si mette in panchina è il regista che deve analizzare e capire nei 90 minuti se c'è qualche mossa da fare, qualche cosa da correggere. Mi segui? Sì. Però tutto questo passa attraverso la tranquillità psicologica dei calciatori. Del gruppo. Certo. Significa, siccome sono esseri umani, non sono macchinette a gettoni, se a casa litiga con la moglie, se c'è il bambino che non mangia il latte, se siamo professionisti, è vero, che tante volte noi le additiamo sotto questo aspetto. Ad esempio, c'è da interrogare anche le origini alimentari, la vita privata, con la quale noi non possiamo sindacare. Gli argentini sono stati un esempio negativo, tanto per tutta Catania lo sa. Cosa si chiede a questo punto a questi calciatori? Di dare il massimo delle loro potenzialità. Poi deve essere bravo il tecnico a saperli gestire, nella funzione in cui a questo punto qua dobbiamo dimenticarci il passato e vivere il presente. La squadra deve obbligatoriamente mantenere la categoria, perché lo merita la città e lo meritano i tifosi. Diciamo che si era partito con altre ambizioni, però va bene, ok, cerchiamo allora di mantenerla, perché questo sia il minimo obiettivo. Io penso che i genitori, a proposito di mi hai fatto pensare, che i giocatori che sono venuti a Catania vogliono mantenere questa categoria. Io non penso che Gillè, Maniero, Calaiò siano venuti a farsi la passeggiata. Non penso, avanti, sì. Anzi, vogliono andare e allora avanti. La domanda è questa che faccio a sto punto, faccio a Riccardo, ma ora Massimo Neri, nuovo preparatore atletico, quanto può incidere? Lo sappiamo che è impossibile, però magari nel suo piccolo quanto può incidere, avendo avuto magari la cartella di questi giocatori preparati da Ventrone dal punto di vista fisico, come può incidere in questi 3-4 giorni anche di recupero a questa partita? Ma io effettivamente non do delle spiegazioni, cioè dal punto di vista, non voglio entrare in merito del preparatore atletico, del lavoro. Sicuramente potrebbe incidere dal punto di vista mentale, perché i giocatori, è chiaro che probabilmente anche, si è visto anche in campo, questi giocatori apparivano molto, molto fisicamente sulle gambe. Sì. Quindi il fatto che invece possano avere dei programmi di esercitazioni magari anche più semplici, più leggeri, con delle ripetute molto più semplici, potrebbe in un certo qual modo anche alleggerirli dal punto di vista mentale. Però restando il fatto che, come diceva il presidente Marletta, è vero, sono i giocatori quelli, gli attori della partita. Sono loro che costituiscono il modulo, quindi 4-2-3-1, 4-3-3, 4-3-1-2. Alla fine lascia il tempo che trova, perché sono i giocatori, non il mister. Il mister è il regista, come diceva giustamente il presidente Barletta. È il regista che va a vedere la partita e va a sistemare lì dove c'è qualcosa da sistemare. Sento una battuta alle signore, a due, sì, donne. Si è scherzato in questa trasmissione sul fatto che a Catania, a Torre de Grifo, qualcuno abbia potuto fare la macumba. Voi ci credete? Anna, magari qualcuno rosanero. Perché guarda caso, allora, facevamo un'analisi. Nel vecchio Mascalucia, al campo di Mascalucia, non c'è stato mai un infortunio muscolare. Da quando abbiamo messo piede a Torre del Grifo? Addirittura si parlava del prato, cioè il del prato, campo. Il prato, l'ubicazione. È ubicato. Non può essere che qualche macumba. Sapete perché non ci credo a queste cose? Anna, poi Neanche io credo. In curva veniva un signore fino a 2 anni fa col sale, col pacco, col sale. Se per questo anche in tribunale. E lo lanciava sempre. L'ho visto io. E da 2 anni non viene più. Si è trasferito in curva sotto perché mi è signore col sale. Cosa veniva col sale? Senti, a posto di macumba, lunedì abbiamo avuto una puntata calda con ospite Mario Vitale, che io invitai, o invito... E rinviteremo, anche perché lì con Massimiliano Vitti. Vi ricordate qualche anno fa che lui faceva lo iettatore nei campi di Serie A? Sì. Per cui lo invito, sin da sabato, a rimettersi vestito nero, bombetta e bastone,
a farci fare una bella macumba positiva. Ma allo stadio Massimino andava prima di qualunque partita. C'era anche Trapattoni, attenzione, però è andata male. Scusate, ma Ferrero? Perché? Hai visto Ferrero? Guarda, che ha fatto l'altro giorno per chiudere aneddoto di Massimino, aveva l'immaginetto della Madonna, sì, che la strofinava nel palo durante la partita, ragazzi, lo sto scherzando, da quando la Massimiliana giocava, anche il Catania. Allora, si metteva dietro. Mister, lo so, è una puntata fantastica, però non dobbiamo chiudere, quindi purtroppo. Non possiamo dare qualche altra ora. Lo so, dobbiamo chiedere a Gaetano, che però ci fa cenno di no, quindi non possiamo. Allora, noi concludiamo. Io volevo fare un'ultima domanda dal punto di vista tecnico. Volevo parlare dei giocatori. Abbiamo Brezovic, che è un grandissimo centrocampista, Cicizola, che era vicino ad essere portiere del Catania, poi è stato preso giustamente Gille. Abbiamo due giocatori che secondo me sono fortissimi, uno è Nenè, preso da Cagliari, e l'altro è Catellani, che ci ha fatto il gol. Chi recuperiamo noi? Noi abbiamo Del Prete, dovremmo avere Del Prete, e credo che dovrebbe anche rientrare Maniero. Calaiò Calaiò no, però credo che con un Rossetti così non abbiamo Castro, perché fortunatamente è squalificato. Vabbè, comunque abbiamo un ex l'ex nostro, che è Ceccarelli, ex capitano anche dello Spezia, un grandissimo giocatore. Baluardo della retroguardia, sì. Ma è vero che Calaiò è stato messo fuori rosa? Assolutamente no. Allora, in questo calcio se ne dicono di tutte. Io intanto lo apprezzo, perché da palermitano indossare la fascia di capitano in una squadra del Catania è una partita, a prescindere che è un ragazzo che è un amico mio, giusto? Però ti dico, non credo proprio, perché non le ha mandate a dire. È un signor professionista ed è un attaccante che il Catania ha di bisogno. Probabilmente è un residuo delle vittime di Ventrone, da punto di vista che sperando sia finito qua. Con la speranza che non accadano più questo tipo di importanti. Lo speriamo un po' tutti i tifosi. Classifica, ottavo posto per lo Spezia. Non sappiamo se è ancora un obiettivo del Catania, ma è a 42 punti. Noi siamo invece al 20° posto con 29 punti. Ricordiamoci che abbiamo la partita da recuperare a Monza. Abbiamo la partita da recuperare. Vinta. E non lo sappiamo perché nel frattempo il Modena ha cambiato l'allenatore. Quindi è tutto da vedere. Sì, e Novellino è andato a casa. Perché c'è l'altro dei giovanili, mi pare. Sì, se non sbaglio, con Pavan, mi ricordo. Comunque in questa fase calda, dico, è normale, certo, dico, l'esonero fa sempre male, o le dimissioni, però se non ci fossero gli altri tecnici che sono a casa, quando allenerebbero? Allora, ultima domanda. Qual è il giocatore che temete dello Spezia? La terna arbitrale. Io non li conosco, non saprei nemmeno dire. Catellani? Ah, va bene, sì. Catellani, ma gli altri, devo dirti che ho avuto grandi difficoltà a seguire quest'anno le varie partite, perché conoscevo solo i nostri e nemmeno bene tutti. Mister Uzi. Quindi... Ma io penso il loro allenatore, essendo straniero, può darsi che si inventa qualcosa. Che poi è pazzesco, cioè, io penso in Serie B non ci sono grandissimi allenatori, non hanno fatto molto bene allenatori extra italiani. Extra italiani. Italiani facendo bene. Senta, posso, l'ultimo secondo per ricordare, sì, che tutti quelli che volessero partecipare al corso preparatore dei portieri che si svolgerà ad Achille San Antonio sono ancora in tempo a mandare la domanda a Coverciano, per cui diciamo sbrigate, perché il primo e unico corso che si farà in Sicilia. Detto questo, un in bocca al lupo a tutti gli allenatori. Allora, Catania Spezia alle ore 15 di sabato. Noi ci risentiamo lunedì alle ore 15, sempre qui con noi. Ricordiamo di nuovo Angelo Massimino, il nostro presidente, il presidente di tutti, al quale è stato intitolato il nostro stadio. E un in bocca al lupo a tutte le donne, belle e, ahimè, brutte, per giorno 8. Io saluto i miei ospiti, saluto grazie i miei tecnici. A ciao a tutti, grazie, forza Catania, e ci serata. Vediamo lunedì. Ciao! Ciao! Ciao. Calcionate. I commenti in Casa Rossoazzurra. Programma a cura di Gaetano Ligrecchi. Conduce Antonio Rapisarda. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo.
La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. Audio paintings on the